Rosaria Capacchione, la storia di questa trattativa Camorra Servizi Segreti, come nasce? La storia della trattativa nasce per caso, nasce come risposta, come approfondimento, come ulteriori informazioni su un fascicolo giudiziario che è stato aperto un mese fa sulle protezioni o presunte protezioni che sarebbero state offerte a Michele Zagaria, attuale capo del clan dei Casalesi, latitante da oltre 15 anni. Secondo un'ipotesi della procura, sarebbero state effettuate una serie di operazioni prima e dopo l'arresto di Antonio Iovine, che risale alla metà di novembre, per coprire la latitanza di Iovine, cosa che sarebbe stata in qualche modo dimostrata anche dall'esistenza di particolari esposti anonimi o di segnalazioni riconducibili ai servizi che indicavano la presenza di reati in atto, di una rapina a un furgone portavalori o l'esistenza di un covo particolare, che erano invece obiettivi attenzionati dalla procura per altre ragioni investigative, e con le perquisizioni fatte in questi posti, ipotizza la procura, c'era l'intenzione invece di far saltare le operazioni per la cattura di Zagaria. Depistaggi, Cioè dei depistaggi, delle operazioni di sabotaggio, di sabotaggio più più che che di altro. depistaggio. Sulla scorta di questa cosa si sono innestate una serie di informazioni che ho avuto da fonti personali molto qualificate, che mi hanno parlato di almeno un incontro, forse due, in provincia di Caserta o in zona immediatamente vicina alla provincia di Caserta, in cui si sarebbe trattato sostanzialmente il ristoro da dare alla Camorra per l'occupazione da parte dello Stato di territori, di terreni, di aree, di aziende, di proprietà della Camorra o comunque di persone del posto che siano rivolte alla Camorra, perché dall'attività di discarica effettuata in quella zona subivano un danno per le La aziende. tua fonte ha una conoscenza diretta di questi incontri? Per Sì. No. averci partecipato? Ha una conoscenza diretta e documentale di che tipo? Cioè, come lo sa? Se questo non espone troppo la fonte. No, espone la fonte. Espone la fonte. Però ecco, è una informazione di prima mano attendibile, che tu Sì. giudichi Sì. attendibile. È una Sulla fonte. quale poi ho trovato riscontri, perché ce n'è una di partenza, ma poi ho trovato altri riscontri su altre fonti. Questi incontri sarebbero stati quanti? Uno, forse due, nell'epoca a cui mi riferisco io, cioè in epoca successiva al 2006-2007. A questi incontri quali figure avrebbero partecipato? Secondo questa fonte, confermata da queste altre fonti, avrebbe partecipato Michele Zagaria, avrebbe partecipato un funzionario regionale o del commissariato per l'emergenza rifiuti e un uomo dei servizi di sicurezza. Che profilo aveva quest'uomo dei servizi? Chi Intermedio medio alto. aveva sollecitato l'incontro? Quale delle parti? Come mi è stato raccontato, era un incontro che era stato chiesto da Zagaria, ma presumo, per come è stato raccontato, che in realtà nascesse da un'esigenza multipla, cioè quella lì di garantire l'ordine pubblico su un territorio, quello di accontentare le istanze oggettive e giuste anche degli imprenditori locali, quindi diciamo che c'era una convergenza di interessi. In provincia di Caserta non ci sono stati scontri di piazza, non c'è stato nulla di nulla, qualche protesta pacifica, ma nulla di più. Lì sono state localizzate le più grandi discariche legali che ci sono in Campania, viste dall'alto è una cosa spaventosa, sono chilometri e chilometri Qualche nome, di quali sono queste discariche? Sant'Ammana con le discariche Maruzzella, c'è quella di Parco Saurino, c'è quella di Ferrandella a Santa Maria la Fossa, ce ne Sono state sono. localizzate proprio in quel periodo? Alcune già erano esistenti, qui sono stati localizzati gli ampliamenti, fino a diventare un continuum. Cioè, tutte queste discariche che prima erano abbastanza distanti l'una dall'altra, adesso sono diventate una sola enorme discarica. Il commissariato in quella fase aveva bisogno di nuovi terreni, nuove A aree. più riprese si è trovata di fronte. Quando ci siamo trovati di fronte all'emergenza del 2007-2008, questa necessità è diventata impellente, era diventato un vero e proprio
problema di ordine pubblico a livello nazionale. E in questi conti quindi si sarebbe chiesto a Zaccaria di garantire pace sociale? Io penso che sia stato Zaccaria a proporre la pace sociale, cioè credo che sia stata l'offerta, e ritengo, anche come già successo purtroppo troppe volte nella storia italiana, che in qualche modo ci sia stato il riconoscimento di una capacità di mediazione, di controllo e di effettiva gestione dell'ordine pubblico poi al soggetto C. E in cambio cosa ha ottenuto Zaccaria? Quello che ha sempre ottenuto la Camorra, soldi sotto forma di lavori, appalti, affidamenti diretti da parte del commissariato di governo a imprese vicine. Il commissariato di governo aveva il potere di affidare direttamente i lavori? Sì. E a chi li affidava? A chi li affidò in quel periodo? Chi li ha affidati? Chi li sta facendo ancora adesso? Che sono ancora quindi in atto? Molti sono ancora in atto, e si tratta di imprese che hanno lavorato anche con il consorzio unico dei rifiuti, soprattutto per quello che riguarda il trasporto, e sono imprese che non avevano la certificazione antimafia o che non avrebbero mai potuto averla. Ma queste sono pratiche che in realtà avvenivano forse anche prima, c'è bisogno di immaginare un incontro con Zaccaria per questo tipo di pratiche? Affidamenti diretti avvenivano anche prima, ma qua stiamo parlando di un commissariato straordinario di governo che ha gestito i lavori. Poi se c'è qualcuno ai livelli più bassi che ha mischiato le carte, ha imbrogliato, non ha fatto sapere chi erano queste cose, resta il fatto che queste ditte che prima non erano buone poi sono diventate buone, e comunque lo sono state sia per il commissariato sia per il consorzio, cioè quindi per il pubblico.